Benvenuti a Tutti Frutti. Continua la nostra iniziativa nei musei chiusi. Raccontare un'opera che ci tenga in contatto con questi luoghi in attesa di poterli nuovamente visitare. Qui a Galleria Borghese la neo direttrice Francesca Cappelletti ci illustra Venere e amore che reca il favo di miele, dipinta da Luca Skranak. Ho scelto il dipinto di Luca Skranak perché rappresenta per me un altro di quegli elementi che rende eccezionale questo museo e che probabilmente anche all'inizio del Seicento rendeva eccezionale la galleria, la collezione di Scipione Borghese. Si tratta dell'unico dipinto di questo artista tedesco in una collezione italiana, in una collezione romana perlomeno a quelle a noi note e quelle ancora oggi ricostruite e visitabili, quindi è davvero una presenza straordinaria. Luca Skranak, che in questo dipinto del 1531 si confronta molto precocemente, per quello che riguarda l'umanesimo del nord, addirittura con una favola degli idilli dello pseudo Teocrito, un testo che veniva tradotto in quel momento, che circolava nell'Europa del nord e che raccontava di questo dialogo scherzoso fra la dea Venere, la dea della bellezza e dell'amore, e suo figlio che si lamenta dopo aver rubato il favo di miele e di essere stato colpito e punto dalle api, e si meraviglia che degli animali così piccoli possano fare così male. E guardate l'espressione di questa Venere, dea della bellezza, allungata, sublime, nuda, che è un'espressione però quasi dolce e ironica nei confronti del figlio, perché proprio nell'idillio Teocriteo lei gli risponde che lui dovrebbe sapere che anche i piccoli come lui sono capaci di fare molto male, e perché scagliano per esempio le frecce che fanno innamorare non sempre felicemente sia gli umani sia i mortali che gli dèi. E su questo dialogo scherzoso fra madre e figlio, giocato sul terreno dell'antichità, del mondo classico, ma trasferito, come potete vedere, da questo copricapo, no? Da questo abbigliamento di Venere, per quel poco che è vestita, comunque un abbigliamento del nord, si gioca tutto quanto il dipinto, e si gioca il suo fascino e probabilmente anche il suo fascino nella presenza che aveva all'interno di stanze e di camerini che erano dedicati alla dea Venere e anche ai suoi travestimenti, perché Venere nelle collezioni romane spesso noi la ritroviamo non solamente nei miti che la riguardano, ma anche come un'allusione da parte degli artisti. C'è sempre questo riferimento alla bellezza, alla nudità di Venere, anche quando rappresentano altre dee o altre eroine.